Bella ragazzi, qui benvenuti al canale, siamo qua di nuovo su Call of Duty 4 Modern Warfare, proseguiamo la nostra campagna bellissima, perché secondo me questa è la campagna più bella di tutti i Call of Duty, è il mio primo Call of Duty questo, e sempre lo sarà, e nessun altro non è più forte di questo, non c'è. Questo è l'unico, era e lo sarà sempre. E altro non mi piace, altro è... No? Perché qui c'è proprio la guerra tra ultranazionalisti, c'è il colpo di Stato, c'è veramente proprio... lo vivi dentro, lo vivi dentro. E ragazzi, siamo qua, attenzione. Attenzione, attenzione. Khaled al-Assad oggi ha rapito il presidente di quale nazione non lo so, ma dalle parti lì dove c'è l'Arabia, quindi Arabia, Siria, adesso non aspetta, dove. Allora possiamo anche vedere, no, il colpo di Stato, c'è il colpo di Stato, non sappiamo niente. No, veramente non mi ricordo. Amo fiducia in questo uomo perché donasse alla nostra nazione pace e prosperità. No? E questo mi ricorda molto al colpo di Stato che c'era in Libia, ragazzi. Che, se ve lo ricordate, nel 2011, che dopo l'hanno anche ucciso il presidente, il tizio lì, a Libia. È molto simile. L'hanno rapito adesso. Al-Assad ha preso in mano la situazione. Comunque, questo qua adesso davanti a noi dovete sapere che non è uno qualsiasi. Morto. E ricordatevelo. Perché in avanti di gioco ci sarà ancora lui. Non è uno importante, però è di una persona molto fondamentale. Mamma mia, guarda qua, guarda questo colpo di stato. Ma è Siria o no? Dalle parti là, verso l'Arabia, Siria, lì dovrebbe essere da qualche parte, cavolo, non me lo ricordo qua. L'Assad. Però non... c'è povera gente, cavolo. Sempre a 60 frame rate, ragazzi. Ce l'ho offre il nostro il gatto di un capture. Meno male. Ma questo qua si sale per un pelo. Stava per essere magnati vivo. Va, proprio... Ci stanno uccidendo le persone come dei birilli li stanno. Andato. Cioè, io mi ricordo, no? Quando giocavo questo del 2007 gioco, io pensavo che non capivo bene l'inglese, quindi pensavo che è Nikolai, che fra un po' di istanti vedete chi è. Non capivo bene, adesso si capisce che
presidente dello Stato. Ecco l'Assad. E così è. E così fu questo colpo di stato. Ma adesso si va in guerra, ragazzi. Vediamo un Capitano po' dove Burns, era. Al-Assad ha appena giustiziato il presidente Al-Fulani. Ecco il presidente. Gli americani hanno piani precisi per Al-Assad. E per Al-Fulani ormai è troppo tardi. Tuttavia, in poche ore l'uomo dal nome in codice Nicolai verrà giustiziato. Eccolo, Nicolai. Nicolai, signore. Nicolai è il nostro infiltrato tra gli ultranazionalisti. Ci ha fornito le informazioni per l'operazione mercantile. Nicolai è in pericolo. Lo tireremo fuori da lì. Noi ci prendiamo cura dei nostri amici. Andiamo. Ecco, giorno 2, sono le 1:31 di notte, andiamo in Russia. I lealisti Russia. Ci attendono a 500 metri a nord. Muoviamoci. Realisti, eh? Si tratta dei russi buoni o di quelli cattivi? Non ci spareranno a vista, se è quello che vuoi sapere. Beh, direi che so già abbastanza. Aprite fuoco. Nemico abbattuto. C'è nessuno? Tutto posto? Stronzo che non sono alto. Ottimo lavoro. Dovrebbe esserci qualche altro posto di guardia più avanti. Kamarov e i suoi uomini ci attenderanno in un campo a nord-ovest. Comunque, ha messo la mappa a mostrare che siamo un po' più verso l'Azerbaigian. Quindi non è che siamo proprio in Russia alto. Boh, forse mi sbaglio, no? Non sono sicuro, guarda. Soap, piazza delle Claymore davanti alla porta, poi attira l'attenzione dei nemici. Preso! Nemico eliminato! Tutto a posto? Allora andiamo allora. Lo senti, Gas? Sì. Nella nuova Russia, capitano Price. Eccolo. Il bersaglio, Kamarov. Dobbiamo recuperare un informatore. Gli ultranazionalisti hanno dei BM-21 sull'altro lato della collina. Hanno ucciso centinaia di civili a valle con i loro razzi. Non così in fretta. Ricorda Beirut? Lei viene con noi. Immagino che sono in debito con voi. Senza alcun dubbio. Sì, qua c'è un posto perfetto dove il vostro cecchino. C'è un posto perfetto. Un vero italiano. Vabbè, cecchini in posizione. Gas, copri il fianco sinistro. Fianco sinistro coperto. Tutte le unità, inizia ad attacco.
Mitraglieri alle finestre, Soap. Così gli uomini di Camaro possono entrare. Ci aveva parlato degli elicotteri, Kamarov. Non vi ho nemmeno detto che non ne veste in quel caso. Dobbiamo proteggere i miei uomini, di qua. Faccia in fretta, Kamarov. Voglio il mio informatore. Non deve preoccuparsi di niente. Comunque, ragazzi, adesso noi abbiamo il BM21. Ci sei l'informatore per trovare dove si trova la San Nicolai Grande. Come state? Сколько времени тебе нужно? Ладно, я буду проживать, останавливать их. Dovremmo farlo parlare con la forza. Non ancora. Ehi, ragazzi, qui si sta un pochino incazzando, ragazzi. Signore, abbiamo compagnia, elicotteri in avvicinamento rapido. Sono rallentati da nostra resistenza. Mi aiuti a supportarli dalle scogliere. E il nostro informatore? Non c'è più tempo. Aiutateci, più i miei uomini avanzeranno nel villaggio e più possibilità di salvezza avrà il vostro informatore. Bene, stiamo facendo progresso. Seguitemi verso la centrale elettrica. Guardi, l'attacco finale è già iniziato. Un altro po' di supporto dal vostro cecchino e avremo la vittoria in... Basta col cecchino! Dov'è l'informatore? Что ты делаешь? Что с ума сошел? Что себе позволяешь? La casa nell'area nord-est del villaggio. Beh, non è stato così difficile, vero? Soap, Gaz, raggiungiamo la casa prima che accada qualcosa all'informatore. Andiamo. Madonna, sto camera qua. Non voleva dirci l'informazione. Soap, vieni qui, muoviti. Stronzo. Così ragazzi, facciamo un progressi qui, tu ci devi avere già un fiero. Merda. Eccoci qua. Merda, muoviamoci. Potrebbe essere ancora vivo. Andiamo, ragazzi. C'è un progressi grandi. Vediamo se è vivo. Va sul retro e toglie la corrente. Gli altri si preparino. Allora, vediamo come distacca la corrente. Gas, vai.
Bello. Ok, ho tolto la corrente. Andate! Victor! Elettricità погасло! Con il visore notturno è un gioco da ragazzi. Sasha! Ti sei? Sasha! Где тебя, черти, поставил? Gioco da ragazzi questo, ragazzi, adesso. No. Merda. Vabbè, gioco da ragazzi anche questo. Niente di che. Non vedo niente. Muti. Coglione. Me ne sono cercato. Cazzo sta andando? Eccolo qui, Nikolai, ancora vivo, ragazzi. Stuve, Hadite, Stuve, Spetsvajska. È lui. Nikolai, stai bene? Riesci a camminare? Sì. E posso anche combattere. Grazie per avermi salvato. Big Bird, qui Bravo 6, abbiamo il nostro uomo. Ci vediamo all'area di atterraggio, passo. Bravo 6, qui Big Bird, arriviamo, passo e chiudo. Andiamo. Vabbè. L'abbiamo fatta, questa è una delle missioni mie preferite, ragazzi, l'ho giocata anche tantissimo, ancora tanto tempo fa, e niente, Nicola è salvo, la missione termina così, che perfetto, ragazzi. E finisce così. Questa è la seconda missione. No, l'invasione inizierà fra poche ore. Perché? Non ci diamo. Gli americani stanno facendo un errore. Ecco. Non riusciranno mai a prenderlo vivo. Non ci diamo nel prossimo video, ragazzi. Grazie per la visione. E bella serata a tutti.